Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Dopo essere stato sposato per 20 anni, verifica di essere sterile e che i suoi tre figli provengono da un altro padre. Richard Mason e Kate Mason erano sposati da 20 anni, quando dopo un periodo di raffreddamento nella loro relazione e una serie di problemi coniugali e familiari, decisero di divorziare. Con tre bambini coinvolti, la rottura gli ha causato un grande dolore, ma niente di simile a quello che ha scoperto 10 anni dopo il suo divorzio, dopo aver subito una visita medica e aver ricevuto la diagnosi come un secchiello del ghiaccio, che non gli ha permesso di dire una parola. I medici lo hanno informato che soffriva di fibrosi cistica, una malattia che nel 99% dei casi, tra gli altri effetti, provoca l'impossibilità di avere figli in modo naturale. Mason, che dal 2007 è diventato uno degli uomini più milionari del Regno Unito, grazie alla rivalutazione di alcune azioni, ha accolto la notizia con la più grande frustrazione e disperazione della sua vita. Ma non ha esitato a sottoporsi a un test del DNA incrociato, dove ha scoperto che almeno due dei suoi figli non erano suoi al 100%. Questo perché il figlio maggiore si è rifiutato di sostenere l'esame. Si è presto scoperto che i figli che ha sempre creduto fossero suoi erano in realtà il prodotto di una relazione extraconiugale tra la sua ex moglie Kate, che ora ha 54 anni, e un amante, con la quale ha avuto relazioni sporadiche dal 1995 al 1999. Il figlio maggiore di Kate ora ha 23 anni e le gemelle 19. Richard, 55 anni, oltre ad avere problemi di salute, ha dovuto affrontare la sua ex moglie dopo aver scoperto la terrificante verità. Kate, da parte sua, non ha fatto altro che riconoscere di aver fatto sesso con il suo ex amante e che si sono incontrati di tanto in tanto in un hotel di Londra durante i viaggi notturni a cui ha partecipato come leader sindacale. Ma avendo sempre usato il preservativo, ha assicurato che Richard doveva essere il padre. La dolorosa scoperta ha accresciuto la frustrazione di Richard, dal momento che Kate, dopo il divorzio, lo ha estorto come meglio poteva, inducendolo a ripagarla con oltre 4 milioni di euro, oltre alle rette della scuola privata dei bambini in anticipo. Ecco perché Richard, di fronte allo sgomento di dover accettare la realtà che i bambini che ha sempre pensato fossero suoi, ora appartengono a uno sconosciuto, ha intentato una causa contro Kate. E ora deve pagare una multa di oltre 300.000 euro, per frode di paternità. Tuttavia, non ci sono soldi che possono pagare per il dolore che Richard prova e le sue dichiarazioni sono strazianti. Non sai cosa è reale e cosa non lo è, come se stessi vivendo Matrix. Un giorno qualcuno ti dice, tutto quello che sapevi e tutto quello che pensavi fosse solido e vero non esiste e non è mai esistito. Non sei il padre, non puoi avere figli, non avrai un'eredità, ha detto ai media. Vedo ancora cosa stanno facendo i ragazzi su Facebook ed è straziante perché ho visto la laurea degli anziani lì, ma non sono stato invitato. Passo da un negozio di giocattoli e ti ricordi di comprare i regali di Natale per loro. Quando i miei amici postano cose su Facebook sulle loro famiglie, come il loro primo nipote o dicendo che sono orgogliosi del loro figlio per qualcosa, penso solo, mio Dio, mi hanno portato via tutti. Kate, da parte sua, pagherà la multa concordata in cambio della possibilità di mantenere anonima l'identità del padre dei ragazzi perché non vuole sapere chi sia. E non è stato rivelato se l'uomo in questione sa di avere tre figli. Mason racconta che la cosa più difficile in tutto questo è stata quando ha dovuto dire personalmente la verità al figlio maggiore. «Stai dicendo che probabilmente non sei mio padre?» disse, rivelando la sua diagnosi medica. «Sarebbe stata la frase più difficile da pronunciare, e lo ha fatto per me», ricorda Mason. Ma da lì, c'è stata una rottura totale nella relazione. «Se fai causa a mia madre, smetterò di parlarti», l'avrebbe avvertita. E da allora, Richard parla solo con uno dei gemelli. È una storia che sembra presa da un film.
Davvero molto triste che un'intera famiglia sia stata distrutta dall'inganno di una donna. Fateci sapere cosa ne pensate di questa storia e condividetela sulle vostre reti. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.